Buonasera e benvenuti amici della Lega Calcio 8 dal Circolo della Stella Azzurra, dove sta per andare in scena la 25esima giornata di campionato della Serie A. Si affrontano i padroni di casa della Toni Ponzi, investigazioni contro la Ragnatela Pub e Baci Immobiliare. È tutto pronto per il calcio d'inizio di Toni Ponzi Investigazioni Ragnatela Pub. Noi andiamo a leggervi quelli che saranno i protagonisti della gara, ovviamente partendo dai padroni di casa della Toni Ponzi Investigazioni con il numero 1 Corso, numero 6 Del Poggetto, numero 4 Dieci Aiuti, numero 10 Mellaro, numero 2 Pasquali, numero 17 Peleggi, numero 9 Severini, numero 14 Vestrini. Niente, senza panchina la Toni Ponzi Investigazioni, decimata dalle squalifiche e dagli infortuni, due assenti su tutti, il centravanti Bettinelli e lo stopper difensivo Latini. Passiamo invece alla Ragnatela Pub in Baci Immobiliare con il numero 2 D'Arpino, numero 4 Fatone, numero 5 Lani, numero 8 Lanzi, numero 3 Marinucci, numero 10 Morezzi, numero 34 Paresce, numero 7 Pica, numero 14 Placido, numero 6 Ponziani, numero 1 Alessio Ripani, numero 13 Tiziano Tiberti e numero 11 Tombesi. È iniziata intanto Ragnatela Pub, Toni Ponzi Investigazioni con la Ragnatela, quest'oggi in formato bianco-verde, che attacca sulla destra con Lani, riesce a mantenere il pallone in campo, poi scivola il numero 5, quindi sarà rimessa dal fondo per la Toni Ponzi Investigazioni. Ricordiamo il risultato dell'andata al Ciriaci, ovviamente fra Ragnatela Pub e Toni Ponzi Investigazioni, partita finita 4-4 con un gol bellissimo allo scadere di Giordano Mellaro, lui che in quella occasione affrontava un match in condizioni diciamo piuttosto speciali, perché era stato colpito da un lutto in quella settimana e riuscì proprio lui con un destro da fuori a decidere il match ed agguantare il pari per la Toni Ponzi Investigazioni. Intanto qui la Ragnatela che manovra con Morezzi, pallone dentro per Placido, spalla la porta il numero 14, si appoggia da Lanzi che va di prima, fa buona guardia però Severini e quindi pallone in out, rimessa laterale per la Ragnatela Pub che manovra con Lanzi. Andrà lui con il tocco con le mani, si fa vedere Morezzi, pallone però all'indietro per Lanzi, pallone ora girato da Ponziani, Tombesi cerca di servire dentro Placido, viene fermato da Severini che guarda la porta, prova il mancino, pallone che però finisce di un metro al lato alla porta difesa da Ripani. Quindi dicevamo partita fondamentale e per la Ragnatela Pub che con questa vittoria scavalcherebbe almeno momentaneamente le avversarie che si posizionano a quota 40 punti, lei che è settima a quota 39, ma d'altro canto anche per la Toni Ponzi questa è una partita davvero fondamentale in chiave classifica, perché è stata scavalcata la scorsa settimana dalla San Giovannella, ma la San Giovannella a sua volta ha perso la prima partita di questa 25esima giornata contro il De Angelis per 3-2 al Ciriaci e quindi ha agguantato la San Giovannella a quota 33, e quindi San Giovannella e De Angelis sono davanti alla Toni Ponzi che è a quota 31, ma con una vittoria la squadra del duo Carbone Pasquali potrebbe superare insomma sia San Giovannella che De Angelis e quindi portarsi fuori dalla zona playoff, dalla zona playout, scusate. Intanto qui dentro Severini, pallone per Peleggi, si gira il numero 17, ci mette un po' però a trovare per provare la battuta a rete, quindi Morezzi fa buona guardia, qui protegge il pallone, poi si appoggia da Lani, sale a grandi falcate il numero 5, poi si appoggia da Lanzi, gira il numero 8 su Tombesi, solito possesso di palla manovrato della Ragnatela Pub, qui lo scambia all'indietro con Paresce, c'è il tocco però da parte di un giocatore della Toni Ponzi Investigazioni, quindi rimessa laterale in favore della Ragnatela Pub, Tombesi, pallone scaricato su Paresce, poi Placido tenta il numero sull'out, cerca il cross, chiusura però scusate di Pasquali, ma ancora Paresce in anticipo sul diretto avversario, poi conquista una rimessa laterale il numero 37, il bomber della Ragnatela Pub, assente per praticamente tutto il girone d'andata, assenza importante è stata per la squadra di Dupachier, Enrico Paresce. Dato qui Tombesi cerca lo sfondamento sull'auto di sinistra, va con il mancino, pallone che finisce sull'esterno della rete, su un pericolo per Corso che ora rimette il pallone in gioco e lo dà Del Poggetto, verticale su Severini, è lui che agisce praticamente da pivot per quanto riguarda la Toni Ponzi Investigazioni in assenza di Davide Bettinelli, capocannoniere della squadra, 23 gol stagionali per l'ex biancoceleste. Qui Lanzi, pallone dentro a cercare Morezzi, viene fermato però dalla copertura di Mellaro che sale palla al piede,
Numero 10, punta nell'uno contro uno Lanzi, poi si appoggia però da Del Poggetto, cerca di sfondare il numero 6, viene chiuso da Lanzi in rimessa laterale, quindi sarà rimessa con le mani per la Toni Ponzi che rimane in zona offensiva. Del Poggetto, pallone indietro verso Peleggi, poi Mellaro, ancora Del Poggetto, cerca di superare Lani, viene fermato però da Placido che con molta calma ritorna proprio dal numero 5. Poi Lanzi fermato, anzi pressato meglio da Patrizio Severini, non è riuscito a sottrargli il pallone il numero 9 della Toni Ponzi Investigazioni. Ora Morezzi scende basso a prendere il pallone, richiama palla Lanzi, viene servito il numero 8, sguarda al centro, poi gli serve Paresce, può pensare anche al tiro in porta, il numero 37 lo prova e pallone che va vicino alla traversa della porta difesa da corso, primo squillo per la Ragnatela Pub. Ci ha provato dalla lunga distanza Enrico Paresce. Del Poggetto si appoggia sull'out di sinistra da Mellaro, pressato da Placido Dalani, gli sottrae il pallone quest'ultimo, ma lo fa fallosamente perché c'è stato un tocco con la mano, secondo il direttore di gara, da parte di Daniele Placido, e quindi calcio di punizione in favore della Toni Ponzi Investigazioni. Mellaro tocca corto da Peleggi. Poi cerca di cambiare dall'altra parte per 10 aiuti, ma capisce tutto Morezzi che poi cerca di aprire su Daniele Placido. Il suggerimento però è troppo potente, troppo forte, non riesce ad arrivare all'impatto con il pallone. Il numero 14, quindi rimessa dal fondo per la Toni Ponzi Investigazioni. Toni Ponzi Investigazioni che aveva iniziato benissimo questo 2005, 5 infatti le vittorie, 2015 scusate, 5 infatti le vittorie consecutive della squadra del duo Carbone Pasquali. Dopodiché sono arrivate 4 sconfitte di fila, poi un continuo alternarsi di risultati fra vittorie e sconfitte. Sicuramente ancora avanti in attivo, diciamo, il percorso in questo 2015. Intanto ci prova Mellaro e fa un gol pazzesco. Giordano Mellaro 1-0 della Toni Ponzi Investigazioni. Sempre lui con una botta dalla distanza. Sblocca il match alla Stella Azzurra. 1-0 Toni Ponzi. Quindi cambia subito il parziale al Circolo della Stella Azzurra, 1-0 in favore dei padroni di casa della Toni Ponzi Investigazioni. Ci ha pensato Giordano Mellaro, come al solito, con il marchio di fabbrica, un tiro potentissimo dalla distanza, nulla ha potuto Alessio Ripani per la Ragnatela Pub. Ora Tombesi cerca un'accelerazione, poi viene fermato, la sfera però è ancora in possesso degli uomini di Dupachè. Morezzi, pallone dentro a cercare Placido, suggerimento però sbagliato all'indirizzo del numero 14 Del Poggetto ora. Si appoggia da Mellaro, la pressione da parte di Lani, ancora Del Poggetto, apre dall'altra parte dove c'è il compagno, viene fermato però tutto da Tombesi e Ripani, poi si appoggia da Ponziani. Lanzi, scende lui basso a prendere il pallone, sale palla al piede del numero 8, si fa vedere Morezzi, cerca lo scambio, l'1-2 però che non si chiude perché è ottima la chiusura da parte di Dioci Aiuti che poi va sotto da Severini, pallone poi appoggiato per un compagno che accorreva grandi falcate, viene fermato però tutto da Morezzi che ora osserva il posizionamento dei compagni e va lungo da Placido, la sponda è su Paresce, sposta il pallone sul mancino il numero 37, viene fermato ora Mellaro. Si butta dentro un compagno, lui va però corto da Del Poggetto, punta Lanzi Del Poggetto, va con il destro, lo posiziona però la parte del numero 8 e quindi rimessa laterale in favore della Toni Ponzi, che ora prova a spingere sull'acceleratore, cioè alla ricerca del gol del raddoppio Del Poggetto. Pallone sul secondo palo a cercare il numero 11, anzi no, il numero 14 Vestrini. Pallone che si è perso all'altra parte del campo, quindi rimessa laterale ancora per la Toni Ponzi che però spreca tutto, può ripartire a Ragnatela con Morezzi, si muove Placido, lo osserva Morezzi, attende però la sovrapposizione da parte di Lanzi che viene servito in questo momento, ha spazio davanti a sé il numero 5, mantiene il pallone in campo, poi il cross arretrato per Andrea Lanzi, va lui con il mancino, si oppone però con il corpo di Dioci Aiuti che ora poi si appoggia da Del Poggetto, si fa vedere Mellaro sull'out di sinistra, il tocco di prima è per Del Poggetto, vediamo se riesce a mantenere il pallone in campo. Ce la fa il numero 6, punta Lani, ottimo qua la chiusura da parte di Francesco Lani, poi Morezzi di prima per Placido, interviene su di lui Augusto Pasquali, calcio di punizione in favore della Ragnatela Pub che ora sta provando a reagire all'1-0 della Toni Ponzi.
Signor Buzzi, posiziona a dovuta distanza la barriera. Sarà composta da Severini e da Mellaro. Barriera 2 quindi per Corso. Da qui può tentare anche la battuta diretta in porta Mauro Morezzi. Va Morezzi con il destro, pallone che però si perde lontanissimo dalla porta difesa da Corso. Tentativo velleitario, quello del fortissimo numero 10 della Ragnatela Pub. Pasquali, va a rilancio lungo su Severini, la sponda però è sbagliata da parte del numero 9, ne approfitta Paresce, pallone dentro per Placido, esce però su di lui Del Poggetto che trasforma l'azione da difensiva in offensiva, poi si appoggia ancora da Severini, pensa al tiro il numero 9, cerca con una serie di finte di liberarsi sul mancino, viene però fermato da Ponziani, qui poi Lanzi tergiversa un po' con il pallone, la pressione su di lui da parte di Severini, ancora Lanzi, arriva però il fischio da parte del direttore di gara, pressione giudicata fallosa e quindi calcio di punizione in favore della Ragnatela Pub. Ponziani si muove lui sull'out di sinistra, qui numero da parte del numero 6 che rischia anche sulla pressione da parte di Severini, poi Del Poggetto interviene fallosamente secondo il direttore di gara su Daniele Placido e quindi calcio di punizione e questa è un'ottima occasione e per Morezzi e per il destro anche di Enrico Paresce. Sicuramente una conclusione di potenza potrebbe mettere in serie difficoltà il numero 1, l'estremo difensore della Tony Ponzi Investigazione, ovvero Corso. Infatti rimane Paresce sul pallone. Morezzi va al centro dell'area di rigore insieme a Placido e Alani, così come Ponziani. Va Paresce con il destro, Corso con i piedi, ma il pallone rimane là, Paolo rimbalzo, inganna Morezzi e forse Mellaro può allontanare, infatti ci riesce anche se il pallone va dalle parti di Paresce. Pensa al tiro il numero 37, Corso, e poi la traversa, che parata da parte di Corso. Calcio d'angolo da parte di Lani, pallone sul secondo palo per Tombesi, ma Ponziani anticipa il suo compagno, poi Peleggi allontana, ancora Ponziani a combattere sull'out di sinistra, viene fermato però da Vestrini, poi Peleggi cerca il taglio centralmente, se ne va il numero 17, pressato e inseguito da Gianluca Ponziani, ancora Peleggi, si appoggia all'indietro da Morezzi, quando siamo ormai giunti all'undicesimo minuto di gioco di questo primo tempo, 1-0 in favore della Ragnatela Pub. Mellaro scambia con Severini, viene fermato da Ponziani, ripartenza quindi per la Ragnatela. Placido vede la porta, va con il destro ancora una volta, Corso a dire di no. Va Mellaro con il destro a giro, pallone alto sulla traversa. Ci ha provato il numero 10 come in occasione del primo gol. Intanto arriva il primo timeout della partita, mini break per noi. Lani, l'appoggio è su Lanzi che apre tutto su Tombesi. Sale a grandi falcate il numero 11, poi si appoggia da Paresce, cerca di superare Pasquali. Viene fermato però il numero 37 dall'arcigno difensore della Tony Ponzi Investigazioni, poi Peleggi. Si appoggia da Severini, può pensare anche al tiro con il mancino, va Severini. Ma che parata da parte di Ripani, ha levato praticamente il pallone dal set. Calcio d'angolo in favore della Tony Ponzi Investigazioni. Proprio Severini va a battere il corner, ma arriva il fischio da parte del direttore di gara perché Morezzi era momentaneamente uscito dal terreno di gioco. Ristabilita la parità numerica in campo. Va Severini con il mancino a cercare Augusto Pasquali che aveva effettuato un taglio sul secondo palo. Non arriva però all'impatto con il pallone il numero 2 della Tony Ponzi Investigazioni. Ora Lanzi. Allarga su Lani, fa fatica però a mantenere il pallone in gioco il numero 5. Poi Severini con il mancino. Ed è un gol pazzesco quello di Patrizio Severini con il mancino. Ha sfruttato l'incertezza da parte di Francesco Lani e ha bruciato Alessio Ripani. 2-0 della Tony Ponzi Investigazioni. Bellissimo gol da parte di Patrizio Severini, lo stop con il destro, ha guardato Ripani e l'ha bruciato con un mancino imparabile. Ora Morezzi va direttamente in porta, tutto facile però per Corso, dicevo del gol di Severini, veramente di pregevolissima fattura, il gol del numero 9,
due dei giocatori più talentuosi della Tony Ponzi Investigazioni, forse addirittura i più talentuosi, soprattutto in assenza di Bettinelli e Ripani, stanno per ora decidendo il match qui a Via dei Cocchieri, 2-0 in favore della Tony Ponzi. Ora intanto Tombesi apre su Morezzi, rientra sul destro il numero 10, pressato da Severini, c'è tutto solo Ponziani all'indietro, vediamo se lo serve Morezzi. Eccolo, arriva ora il suggerimento, ancora Morezzi, entra a cercare Lanzi, su di lui Peleggi, capisce tutto il numero 17 che poi tenta il break centralmente, tocca il pallone anche sull'anticipo da parte di Ponziani, Mellaro si appoggia all'indietro da Pasquali, gran partita sino a questo momento da parte della Tony Ponzi Investigazioni. Peleggi elude la pressione da parte di Paresce, poi si appoggia all'indietro da Augusto Pasquali, va lui a rilancio lungo verso Mellaro, seguito da Ponziani il numero 10, l'appoggia all'indietro e per Del Poggetto, sale a grandi falcate il numero 6, il triangolo che si chiude con Severini che poi tenta la rovesciata, provato un'altra giocata pazzesca, Patrizio Severini, pallone che però si è perso lontanissimo dalla porta difesa da Alessio Ripani. La Ragnatela deve fare qualche cosina di più se vuole impensierire il portiere della Tony Ponzi Investigazioni Corso. Ci ha provato con un bellissimo destro Enrico Paresce, ma prima la parata, poi il tocco sulla traversa ha impedito la gioia del gol, ha negato la gioia del gol alla squadra di Matteo Dupachè. Intanto qui Tombesi rientra sul destro, al vantaggio del direttore di gara, poi lo scambio con Lani, capisce tutto però Peleggi che riparte per la Tony Ponzi, si fa vedere anche Vestrini, servito in questo momento anche se in maniera non perfetta, e quindi rimessa laterale per la Ragnatela Pub. Abbiamo ricordato intanto le assenze per quanto riguarda la Tony Ponzi Investigazioni, ma ce ne sono anche per quanto riguarda la Ragnatela Pub, su tutti Emanuele Cardinali, uno dei pilastri di questa squadra, squalificato questa sera per somma di ammonizioni. Intanto qui Lanzi cerca dentro il suggerimento per Lani, non arriva però all'impatto con il pallone il numero 5, quindi Mellaro apre per Vestrini, Ponziani con il petto, poi si appoggia con molta calma da Morezzi, gioco di suola a parte del numero 10, poi Tombesi, Paresce all'indietro ancora per Morezzi, su di lui sia Peleggi che Vestrini, anzi no, erano Peleggi e Severini. Sta di fatto che è stato fischiato un calcio di punizione in favore della Tony Ponzi Investigazioni, che sembra dare qualche cosina in più ogni qualvolta che arriva in otto al campo. Quasi un paradosso questo, ogni qualvolta la squadra non ha, diciamo, dei cambi a disposizione per rifiatare e quindi per gestire meglio la partita. Tirano fuori sempre dal cilindro una gran prestazione gli uomini di Paolo Carbone. Qui con il tacco chiude molto bene Tombesi su Peleggi. Ripani si appoggia da Ponziani, autore di una splendida parata, Alessio Ripani, prima di cedere a un'altra bella giocata da parte di Patrizio Severini, ha negato al numero 9 un altro grandissimo gol con una parata sensazionale. Tombesi riceve il pallone, uno sguardo alla porta, va direttamente verso Corso che però osserva tranquillamente il pallone perdersi quasi di un paio di metri lontano dalla porta. Vestrini cerca il tocco di prima per Severini, sbagliato però il suggerimento da parte dell'esterno della Tony Ponzi Investigazioni. Ora Morezzi, come di consueto doppio playmaker per la formazione di Matteo Dupachè. Ancora Lanzi, mette giù il pallone con il petto, uno sguardo verso la porta, poi dentro a cercare Placido, anticipo però da parte di Pasquali, ora Ponziani, si appoggia da Lani, punta Del Poggetto il numero 5, va sul fondo il cross, pallone che però non parte bene dal piede destro di Francesco Lani, sfera che si perde direttamente sul fondo e quindi rimessa con le mani per la Tony Ponzi Investigazioni, va Corso al rilancio lungo su Severini. Sicuramente sui contrasti aerei non è favorito il brevilineo numero 9 della Tony Ponzi Investigazioni. Tanto qui Morezzi ci prova con il destro, una deviazione, tutto facile percorso. Noi siamo giunti al minuto numero 20 di gioco, 2-0 in favore della Tony Ponzi Investigazioni.
Partita perfetta sino a questo momento per gli uomini di Paolo Carbone. Del Poggetto, apre bene su di lui Mellaro, arriva però il fallo da parte di Placido, quindi calcio di punizione in favore della Tony Ponzi Investigazioni, e anche questo è una buona anche questa è una buona opportunità per il destro di Giordano Mellaro, che da lì sa come far male. Un po' spaesata questa sera la Ragnatela Pub. Ragnatela che da 3 settimane a questa parte sta ottenendo bottino pieno, 3 vittorie consecutive per gli uomini di Matteo Dubachier. Questa sarebbe la quarta, ma in questo momento sta perdendo 2-0 sul campo della Tony Ponzi, che ora ha una ghiotta opportunità con Giordano Mellaro. La rincorsa a parte del numero 10, il destro, e pallone che però si perde sul fondo. Tentato la conclusione di Potenza senza badare troppo alla precisione il numero 10 della Tony Ponzi Investigazioni. Ora Morezzi apre con il mancino verso Lani, vediamo se riesce a mantenere il pallone in gioco. Ce la fa il numero 5 Lanzi, ancora Morezzi, si appoggia indietro da Ponziani. Ancora Lanzi, serve Placido, su di lui del Poggetto. Poi lo scarico sull'out di destra per Morezzi, ancora Placido. Dialogano ancora i due, uno contro uno da parte di Morezzi, che viene steso da Augusto Pasquali. Ha fatto trascorrere qualche secondo per vedere come si concretizzava il vantaggio il direttore di gara, il signor Buzzi. È arrivato poi il fischio che ha concesso il calcio di punizione alla Ragnatela Pub quando i minuti di gioco sono 22 sul cronometro. Ancora 2-0 in favore della Tony Ponzi Investigazioni. Qui una buona occasione però per accorciare per la Ragnatela Pub, che di tiratori ne ha sia con il mancino sia con il destro. Rimangono infatti Tombesi e Morezzi sul punto di battuta. Va Morezzi con il destro e Corso dice di no. Pallone in calcio d'angolo. Corner per la formazione della Tony della Ragnatela Pub. Va proprio Francesco Lani. Battere questo calcio d'angolo dalla destra. Pallone dentro a rientrare a cercare la testa di Ponziani. Allontanato però da Corso. Poi con la testa Tombesi. Apre su Lanzi. Pressato il numero 8, si appoggia ancora da Tombesi, si fa vedere anche Ripani, ma preferisce ritornare da Lanzi il numero 11 della Ragnatela Pub. Poi Lani si appoggia da Lanzi, pallone dentro per Placido, capisce tutto però del Poggetto. Da in avanti per Giordano Mellaro, pressato da 3 giocatori, lo scarica ancora per del Poggetto, all'indietro per Peleggi. Mellaro dentro per Severini, la rovesciata, e che parata da parte di Ripani. Una Tony Ponzi Investigazioni. Intanto qui Morezzi ruba il pallone su questo disimpegno sbagliato da parte di Pasquali, va con il destro murato però da parte di del Poggetto. Sta facendo vedere tutte le sue qualità il numero 9 della Tony Ponzi Investigazioni, Patrizio Severini. Ora parisce, apre per Lani, arriva lui a grandi falcate con il destro, pallone in mezzo, viene allontanato però da del Poggetto. Poi riparte, Dio ci aiuti, per Giordano Mellaro, si fa vedere Severini, pallone verso di lui, ma scivola il numero 9, quindi rimessa laterale per la Ragnatela Pub. Manca un minuto, intanto qui Severini ruba il pallone a Ponziani, si presenta tu per tu con Ripani e la doppietta di Patrizio Severini, ed è il 3-0 della Tony Ponzi Investigazioni. Quindi quasi allo scadere di questa prima frazione arriva il 3-0 per la Tony Ponzi Investigazioni, la doppietta siglata da Patrizio Severini, che sta facendo un vero e proprio show questa sera al campo della Stella Azzurra. Intanto qui Morezzi ci prova con il destro e pallone che esce di un soffio al lato della porta difesa da Corso. Del Poggetto, siamo entrati intanto nel recupero, Peleggi si appoggia da Dio ci aiuti. All'indietro per il capitano Augusto Pasquali. Lani lo stop con il petto, apre su Placido.
pressato da Del Poggetto, ancora Lani, si muove dentro Morezzi, il tocco è per lui, via però la chiusura da parte di Pasquali, ancora Morezzi, Lanzi, scusate Lani, ancora Morezzi, dentro a cercare Lanzi, lo stop a parte del numero 8, non riesce però a trovare lo spazio per la battuta diretta in porta, ancora Morezzi, va lui a cercare la conclusione al volo. E intanto arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara, si va al riposo sul risultato di 3-0 in favore della Tony Ponzi Investigazione, che in 8 contati senza cambi sta facendo un sol boccone della Ragnatela Pub. Quindi è tutto pronto per la ripresa del gioco qui al Circo della Stella Azzurra, 3-0 in favore della Tony Ponzi Investigazioni, qui ci prova subito Paresce dalla centrata, pallone alto sulla traversa, 3-0 in favore dei padroni di casa che stanno facendo la partita perfetta sino a questo momento. Sugli scudi ovviamente il numero 9 della Tony Ponzi, Patrizio Severini, una doppietta sensazionale per lui. Qui ci prova ancora, lo scambio è con Mellaro, va lui con il destro, il pallone che esce di un soffio. Ci ha provato subito Giordano Mellaro, sarebbe stato veramente il colpo del KO questo per la Ragnatela Pub. Ponziani intanto, apre su Andrea Lanzi, sale il numero 8. Manovra interrotta solo per un secondo da parte di Patrizio Severini. Ponziani apre su Morezzi, uno sguardo in mezzo, c'è cioè il solo Paresce, preferisce quindi lo scambio ancora con Lanzi, sguardo verso la porta del numero 8, si riappoggia ancora da Morezzi, ci prova il numero 10 ad aprire su Paresce. Non una partita ottima quella e da parte del numero 10 della Ragnatela Pub, Mauro Morezzi. Ovviamente il nostro è un eufemismo, lui è in grado di poter giocare molto ma molto meglio, lo sa anche Matteo Dupachier, che vediamo abbastanza abbacchiato in panchina. Apre Lanzi su Ponziani, il suo cross di prima intenzione, pallone che però si perde direttamente sul fondo e quindi con molta calma lo va a recuperare Dio ci aiuti per la Tony Ponzi Investigazioni. Scambia con Corso il numero 4, si fa vedere sulla sua fascia di competenza il numero 14 Vestrini. Colpo di testa a parte di Lani ad allontanare, poi Del Poggetto, poi Placido, Ponziani. Stop sbagliato da parte del numero 6 che praticamente diventa un assist per Placido, che guadagna la rimessa laterale in favore della Ragnatela Pub, che dovrà recuperare 3 gol maturati nel primo tempo, 3-0 in favore della Tony Ponzi Investigazione. Ci prova Morezzi ora a impostare l'azione per i suoi. Tombesi tenta di convergere sul destro il numero 11, poi si appoggia all'indietro ancora da Placido Severini. Placido fa contare tutti i centimetri di scarto fra lui e il numero 9 della Tony Ponzi Investigazioni, protegge bene questo pallone, poi l'apertura sull'out di destra per Lani, che si appoggia da Lanzi, dentro a cercare il numero 11 Tombesi, cerca l'azione personale il terzino sinistro della Ragnatela Pub. Ragnatela ha questa caratteristica poi di scambiare completamente i ruoli anche in corso, ha giocatori molto duttili che possono giocare in più posizioni. Dato qui Placido ci prova a sfondare centralmente, viene chiuso però da Peleggi, che si appoggia poi da Dio ci aiuti. Il cambio dall'altra parte per Giordano Mellaro, fermato da Ponziani, lo fallosamente secondo il direttore di gara, arriva il fischio da parte del signor Buzzi, quindi calcio di punizione in favore della Tony Ponzi Investigazioni e altra buona occasione per il destro di Giordano Mellaro. Questa è una posizione davvero invitante per uno che ha una botta violentissima come la sua, lui che, come abbiamo ricordato in sede di presentazione, decise il match dell'andata siglando allo scadere il gol che valse il 4-4 fra queste due squadre. Ovviamente punizione di seconda questa per la Tony Ponzi, ovviamente è stato punito il gioco pericoloso da parte di Gianluca Ponziani. Tocco di Severini, va Mellaro con il destro e Ripani.
Intanto qui il signor Buzzi va a redarguire il portiere della Ragnatela Pub. Arriva il cartellino rosso. Arriva il cartellino rosso per Alessio Ripani. Questa è una brutta tegola per la Ragnatela Pub. Punito per blasfemia l'estremo difensore della Ragnatela Pub. Qui forse fiscale il direttore di gara, ma d'altronde queste sono le regole. Tante tante polemiche per questa regola da quest'anno inserita nel circus della Ragnatela Pub e quindi ora nel circus, scusate, della Lega Calcio 8, volevo dire, e ora è una brutta tegola per la Ragnatela Pub. Vediamo chi andrà a sostituire il portiere fra i pali. E sarà proprio il numero 11 Tombesi a sostituire Ripani. Questo potrebbe essere anche un episodio che potrebbe porre fine al match, perché ovviamente con tre gol da recuperare, con un uomo in meno e senza il portiere titolare, con un giocatore praticamente improvvisato fra i pali, molto difficile per la Ragnatela Pub recuperare il risultato. E quindi al sesto minuto di gioco di questa ripresa viene espulso Alessio Ripani per la Ragnatela Pub. Ora si potrà riprendere con la rimessa laterale in favore della Tony Ponzi Investigazioni. Tutto in discesa ora per gli uomini di Carbone. Dieci aiuti, si appoggia da Severini. Va con il mancino il numero 9, viene però bloccata la sua conclusione da parte di Andrea Lanzi. Ora Mellaro si appoggia da Peleggi, poi all'indietro per Pasquali. Ora saggiamente fa girare il pallone la Tony Ponzi Investigazioni. Peleggi, lo scambio con Severini, pensa al tiro il numero 9. Poi dentro ancora per Peleggi, il triangolo con Severini che però non si chiude per la chiusura da parte di Andrea Lanzi. Ponziani. Morezzi, sale lui palla al piede, fermato solo per un attimo da Vestrini. Ancora Morezzi, cerca di fare tutto da solo, va con il mancino, non trova però la porta. Il numero 10 della Ragnatela Pub che ha qualcosa da ridire nei confronti del direttore di gara. Dio ci aiuti. Pasquali si appoggia da Del Poggetto, ancora Peleggi. Ora cerca di tessere una ragnatela di passaggi a Tony Ponzi Investigazioni, che ovviamente con l'uomo in più e con il risultato completamente a proprio favore vuole gestire il risultato e far passare minuti preziosi. Tre punti fondamentali questi sarebbero per la Tony Ponzi Investigazioni, che scavalcherebbe in un colpo solo e la San Giovanella e l'FC De Angelis. Si porterebbe alla nona posizione a quota 34 punti e con 11 punti sino a questo momento di vantaggio sull'Alitalia che è nona, e quindi praticamente finisse ora il campionato, non farebbe il play-out. Lanzi apre su Placido, cerca di girarsi il numero 14, viene però fermato da Del Poggetto e quindi calcio d'angolo per la Ragnatela Pub, che comunque dimostra orgoglio, dimostra di non arrendersi e vuole comunque cercare di ottenere il pari. Ora il calcio d'angolo però sfruttato male dagli uomini di Matteo Dupachier. Può far poco in panchina il mister della Ragnatela, non avendo un portiere di riserva a disposizione, ha dovuto improvvisare il numero 11 Tombesi. Morezzi di prima su Paresce, su di lui arriva Pasquali, il tacco però ad aprire su Mauro Morezzi, uno contro uno con 10 aiuti, l'appoggio all'indietro e su Andrea Lanzi. Cerca di andare direttamente alla conclusione il numero 8, poi Pasquali esce su di lui, sporca il pallone quanto basta, rimessa laterale per la Ragnatela Pub. Lanzi con le mani, palloni dentro per Placido che cerca di girarsi, non è neanche fortunata Ragnatela, non ottiene il calcio d'angolo che sperava Daniele Placido. Qui ci prova la Tony Ponzi, ma il contropiede è sbagliato e quindi Tombesi. Si appoggia da Ponziani, poi Morezzi. Anche Tombesi
sale a far gioco per la Ragnatela Pabba, quasi come un portiere di movimento di calcio a 5. Tanto qui punito l'intervento di Vestrini su Mauro Morezzi, calcio di punizione per la Ragnatela Pabba, battuto velocemente da parte del numero 10, pallone verso Lanzi che pensa al tiro, lo prova. Tanto il colpo di testa di Morezzi, pallone dentro per Placido, cerca di controllare, la sfera arriva dalle parti di Paresce, cerca di girarsi il numero 37, due su di lui, viene fermato da Vestrini e da 10 aiuti, proprio il numero 14 che va a rilancio, l'ultimo tocco è proprio da parte del numero 14 del Toni Pozzi Investigazione, quindi calcio d'angolo per la Ragnatela Pub. Paresce alla battuta, pallone dentro a cercare Morezzi. Sul primo palo però allontana Mellaro. Rimessa laterale, già battuta da Placido, pallone verso Morezzi. Spalla alla porta, fermato fallosamente, anzi no, dal secondo direttore di gara, da Augusto Pasquali. Lanzi. Si fa vedere Lani qui sotto la nostra postazione, non viene servito però dal numero 8 e quindi ora Morezzi. Si appoggia ancora all'indietro da Lanzi. Sale il numero 8, pallone dentro per Ponziani, lo scarica ad uscire su Paresce. Si va al centro da Daniele Placido, però viene murato il tiro da parte del numero 14 e quindi si ricomincia con Morezzi, pallone dentro per Ponziani. Placido, una finta non, anche abbastanza inutile, quella del numero 14. Tanto Morezzi pensa alla conclusione, va al destro dalla distanza, pallone che non c'entra lo specchio della porta e quindi altro tentativo velleitario da parte della Ragnatela Pub, che ovviamente è stata colpita da questo episodio dell'espulsione in maniera insomma abbastanza pesante. Ha compromesso un po' quelle che potevano essere le aspettative per questa ripresa. Per quanto riguarda gli uomini di Matteo Dubachi, intanto qui Severini cerca di superare Ponziani, viene fermato però dal numero 6, quindi 10 aiuti all'indietro proprio per Severini, ma lui con il mancino, la deviazione a parte di Lanzi, calcio d'angolo per la Toni Pozzi Investigazioni che dopo qualche minuto si riaffaccia dalle parti di Tombesi. Calcio d'angolo, 10 aiuti, sul secondo palo a cercare Mellaro, esce però con la testa Ponziani ad allontanare, poi del Poggetto, soffia il pallone il numero 6 che guadagna una rimessa laterale per la Toni Pozzi, scusate, per la Ragnatela Pub. Sale ai grandi falcate Lani per battere questa rimessa laterale, scambio con Morezzi, numero 10 pressato, l'appoggio all'indietro è proprio per Tombesi. Lancio lungo da parte del numero 11, pallone verso Paresce, la sponda da parte del centravanti Ragnatela Pub, non c'è nessuno però a rimorchio e quindi Peleggi si appoggia del Poggetto, laterale apre dall'altra parte per 10 aiuti, viene incontro Mellaro, ancora 10 aiuti. Ovviamente non ha nessuna intenzione di andare in verticale, la Toni Pozzi Investigazioni, fermato qui intanto la manovra da parte di Mauro Morezzi. Sarà grandi falcate Lani, pallone dentro però per Paresci, un po' bloccato il numero 37 quest'oggi al circolo della Stella Azzurra. 10 aiuti, dentro per Severini, pressato da Lanzi, apre il numero 9 su del Poggetto, rincorso però è fermato da Daniele Placido che ruba il pallone e poi si appoggia all'indietro da Francesco Lani. Lanzi, si va a vedere Morezzi, vediamo se arriva il pallone per lui, eccolo pronto il suggerimento per il numero 10 che va alla conclusione con il mancino, pallone che però si perde lontano dalla porta difesa da corso. 14 minuti sul cronometro, è diventato 3-0, partita che ormai da tanto tempo non vive più qualche emozione. Intanto qui ci aveva provato Enrico Paresce, stato pescato ottimamente da Lanzi al centro dell'area di rigore. Intanto arriva il primo time out di questa ripresa, time out chiamato dalla Toni Pozzi Investigazione, quindi mini break per noi. Si riprende quindi dopo il time out, 15° minuto sul cronometro, 3-0, superiorità numerica per la Toni Pozzi. Tanto qui Paresce con il destro, accorcia le distanze Enrico Paresce, 3-1, accorcia le distanze alla Ragnatela Pub.
E arriva quindi il gol del 3-1 che riapre i giochi qui al Circolo della Stella Azzurra. Sarà comunque difficile per la Ragnatela Pub che dovrà recuperare ancora due gol di svantaggio dalla Tony Ponzi Investigazioni, che però può godere anche dell'uomo in più in virtù dell'espulsione di Alessio Ripani. Morezzi, l'appoggio è per Ponziani. Ancora il numero 10 Morezzi, allarga per il numero 13 Tiberti, pallone dentro a cercare il Paresce, allontana però Pasquali, poi Severini con la testa, ancora Tiberti. Apre su Ponziani. Placido, lo scambio è con Morezzi. Tenta la soluzione dalla lunga distanza, arriva la deviazione da parte di Augusto Pasquali. 3-2, riaperta la partita qui alla Stella Azzurra, ci ha pensato Mauro Morezzi. 3-2. Incredibile, partita che sembrava chiusa fino a 2-3 minuti fa. Morezzi, scusate, prima Paresce, poi Morezzi, riaperto praticamente completamente la partita. Intanto qui ci prova ancora Ragnatela Pub con Morezzi che non trova lo specchio della porta. 3-2 con un uomo in meno, scatto d'orgoglio della Ragnatela Pub che infiamma questi ultimi minuti di gioco dopo l'espulsione di Ripani. Sembrava essere finita la partita. 3-0 in favore della Tony Ponzi Investigazioni, ma negli ultimi due minuti uno scatto d'orgoglio della Ragnatela Pub ha riaperto i giochi e quindi ci attendiamo quindi un gran finale qui al Circolo della Stella Azzurra. 3-2 in favore della Ragnatela Pub, scusate, della Tony Ponzi Investigazioni, con la Ragnatela Pub che si è rifatta sotto con Paresce e con Morezzi. Proprio il numero 10, pallone in mezzo a cercare Ponziani, corsa arriva più in alto di tutti, riparte il portiere, poi va al rilancio lungo con i piedi, di fatto ha regalato il pallone alla Ragnatela. Morezzi supera secco Severini, poi il tiro a parte di Morezzi respinto da parte di un giocatore della Tony Ponzi Investigazioni. Rimessa laterale battuta da, da Lani, scusate. Poi Morezzi va a rilancio lungo per Paresce. Lo scontro è con Pasquali, arriva però il fischio a parte del direttore di gara. Calcio di munizione fischiato ai danni del centravanti della Ragnatela, Enrico Paresce. Pasquali dentro a cercare un compagno. Morezzi ruba il pallone, pressato da Severini, ancora Morezzi, placido fra le linee, Morezzi cerca l'uno contro uno, viene sottratto però il pallone, riparte 4 contro 1 per la Tony Ponzi Investigazioni, pallone dentro per Severini, ed è il 4-2, tripletta personale per Patrizio Severini, che ha 7 dal termine, allunga ancora per la Tony Ponzi Investigazioni, 4-2. Brutta palla persa da Mauro Morezzi, è ripartita velocissima la Tony Ponzi Investigazioni che con uno scambio fra Severini e Mellaro è riuscita a confezionare il 4-2. Mancano 5 minuti al fischio finale, doppio vantaggio ancora per la Tony Ponzi Investigazioni che si è riportata sopra sul più 2 dopo le reti di Paresce e Morezzi. Peleggi, pressato da Placido, sta correndo per 3 il numero 14, poi Dio ci aiuti, pallone dentro per Mellaro, Lani su di lui, non c'è nulla secondo il direttore di gara, scontro spalla a spalla fra Francesco Lani e Giordano Mellaro. Tombesi, Tiberti, viene Placido a prendere il pallone, si fa vedere fra le linee Morezzi, Placido allarga su Lani, punta il diretto avversario il numero 5. Si appoggia poi da Paresce, ancora Placido, sposta il pallone, va con il destro a giro, non c'è stata deviazione, quindi rimessa con le mani, già battuta da Corso.
Fra, parte senza palla, Fra. Del Poggetto, sale a grandi falcate, viene fermato però da Tiberti, rimane il possesso però della Tony Pozzi Investigazioni con Peleggi che saggiamente torna all'indietro da Augusto Pasquali. Poi Dio ci aiuti, ancora Peleggi, ora stanzia al centro del centrocampo della Tony Ponzi, il numero 17, fermato intanto qui Mellaro da Ponziani, riparte Di Berti, allarga verso Paresce, su di lui esce però molto bene il numero 2 Augusto Pasquali, calcio d'angolo intanto guadagnato dalla Regnatela Pabba che prova a rifarsi sotto, prova a portarsi sul 4-3, calcio d'angolo Paresce battuto all'indietro per Placido, chiude però molto bene Pasquali, poi Mellaro si impegna per non far uscire il pallone ma non ci riesce, quindi rimessa laterale per la Regnatela Pabba, Lani guarda la porta, prova la conclusione, pallone basso però allontanato da Peleggi. Ponziani dentro per Paresce, ferma tutto però Dio ci aiuti, poi Peleggi dentro a cercare Mellaro, deve uscire Tombesi, ovviamente lui è più difensore che portiere, quindi chiude molto bene Morezzi, anticipato da Vestrini. Riparte la Tony Ponzi, colpo di tacca a servire Peleggi, non arriva però a destinazione, quindi Placido fa secco il diretto avversario, poi tenta di superare anche Peleggi, non arriva il fischio a parte il direttore di gara, rimessa laterale in favore della Tony Ponzi Investigazioni, voleva il fischio arbitrale il numero 14 della Ragnatela Pabba, ora Vestrini. Fermato qui il numero 14 da Ponziani, quindi rimessa laterale, già battuta, ancora Ponziani, arriva il fischio a parte il direttore di gara, calcio di punizione in favore della Ragnatela, Morezzi, 3 minuti al termine, Tombesi, ancora Ponziani, apre su Lani, sale a grandi falcate il numero 6, il cross all'indietro per Tiberti che va alla conclusione, non c'è deviazione. Anzi no, c'è calcio d'angolo, è arrivato la decisione da parte dell'altro direttore di gara, quindi calcio d'angolo per la Ragnatela Pabba e va Lanis alla battuta. Pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Placido, poi Del Poggetto ad allontanare, spara altissimo e con le mani blocca tutto Tombesi. Poi esce praticamente con il pallone fra i piedi il portiere della Ragnatela Pabba, Paresce cerca la sponda con Tiberti, viene fermato da Peleggi, poi Placido su di lui, sporca il pallone Paresce. Fa uscire la sfera Andrea Corso che ora rimette in gioco il pallone con le mani, Dio ci aiuti, va su Mellaro, poi Peleggi. Da quest'altra parte per Vestrini, sarà grandi falcate il numero 14, pallone dentro. Vediamo se Mellaro riesce a mantenere il pallone in gioco, no, non ce la fa. E quindi rimessa laterale in favore della Ragnatela Pabba, anche se Mellaro protestava per una rimessa a suo favore. Morezzi, lancio lungo a cercare Placido, lo stop di petto a parte del numero 14, pressato da Dio ci aiuti, poi ancora lo scarico è per Morezzi che va là al tiro cross, fermato da Del Poggetto che riparte. Viene fermato però fallosamente da Mauro Morezzi. Calcio di punizione già battuto, sale Del Poggetto, si appoggia da Vestrini, all'indietro ancora per Dio ci aiuti, Vestrini, tanta quantità per lui questa sera, prova il numero 14 a cercare anche la conclusione, completamente da dimenticare, Morezzi. L'appoggio è su Tombesi, sale lui, palla al piede, ultimi attacchi per quanto riguarda la Ragnatela Pab. Siamo entrati ormai nel recupero, molto difficile per la Ragnatela recuperare questa partita. Morezzi apre su Tiberti, uno sguardo in mezzo, Tiberti però continua sulla sua verticale da Ponziani, poi Placido. Arriva intanto la designazione del recupero, 2 minuti prima del fischio finale, qui Paresce. Marcato da Pasquali, esce su di lui il numero 2, poi Tiberti va con il destro, Corso però si oppone e dice di no. Tanto Mellaro, riparte Severini, uno contro uno, Severini contro Tombesi, Severini!
Patrizio Severini mette la parola fine sul match 5-2 della Tony Ponzi Investigazioni, 4 gol di Patrizio Severini. E non sarà difficile indicare il migliore in campo di questa partita, assolutamente la palma è tutta di Patrizio Severini, autore di un poker bellissimo e tra l'altro tutti i gol di ottima fattura, quelli del numero 9 della Tony Ponzi Investigazioni che sta decidendo questa sfida che regala 3 punti importanti alla squadra di Paolo Carbone, che torna a respirare dopo qualche risultato negativo nelle ultime giornate. Intanto qui ancora Vestrini in area di rigore, chiude però tutto Lani che fa scorrere il pallone. Tombesi si appoggia da Lani, il tocco dentro è per Placido, rientra il numero 14, lo scambio è con Paresce, si chiude il triangolo, ancora Placido, apre su Morezzi, pallone verso Tiberti, va lui alla conclusione. E il pallone che esce di un soffio, poteva essere il 5-3. Una partita che è andata a fiammate, soprattutto in questa ripresa, ma d'altronde non poteva essere altrimenti dopo l'espulsione del portiere Alessio Ripani. Ora si attende solo il fischio finale che arriva in questo momento, 5-2 per la Tony Ponzi Investigazioni che batte la Ragnatela Pub e arriva alla nona posizione in classifica a quota 34 punti.